E questo è l'ultimo mio progetto, è una centralina per controllare una barra di LED gestita tramite microcontrollori interni VS2812. Questi si chiamano anche LED indirizzabili. Per poterli pilotare è necessario inviare uno stream di dati che vengono gestiti sequenzialmente da ognuno di questi LED che è dotato ognuno di un suo microcontrollore. La centralina fa uso di un PIC 16F1847 che ho programmato opportunamente. Questo qui che si vede qua è lo schema del circuito, questo è il circuito stampato e andiamo ad alimentare per vedere cosa succede. È già alimentato, quindi se premiamo l'interruttore per l'accensione vedremo l'effetto sulla barra di LED. Ok, questo è per accendere una striscia di LED in maniera sequenziale e per spegnerla in maniera sequenziale. È possibile anche agendo sui pulsanti che sono sulla schedina, ci sono tre pulsanti, un pulsante 7 e due pulsanti up and down. Premendo il pulsante 7 è possibile, per esempio, aumentare il numero o diminuire il numero di LED da gestire in qualche modo, per esempio, non so, ne vogliamo gestire questa quantità. È possibile aumentare o diminuire anche il tempo di accensione. Questo è il più breve, vedete? Io posso man mano aumentarlo per farlo scorrere in maniera più lenta. Supponiamo che ci piaccia questo. Posso aumentare o diminuire, per esempio, l'intensità di luce. Lasciamola così, non fate caso a quel LED giallo perché è guasto, mi si è guastato. Quest'altra modalità permette di impostare invece la temperatura di colore dall'azzurro verso i colori caldi, quindi tendenti addirittura al giallo, diciamo. Ok, questo è un po' troppo giallo, mettiamolo più basso. Ecco, mettiamo questa tonalità di colore. Posso anche utilizzare giochi di luce differenti. Per esempio, oltre a questo, posso farlo andare dalla parte opposta. Posso fare in modo che si incontrino o che partano dal centro, oppure che si accendano in maniera casuale, oppure ancora un gioco di luce un po' più complesso, o che si accendano e spengano in maniera graduale. Ma a noi piace utilizzare la modalità. Scusate, devo andare dall'altro verso. Ok, piace utilizzare la prima modalità, cioè l'accensione progressiva dall'inizio alla fine. Quindi ecco qua, ci rimettiamo in questa modalità. Ripremendo, usciamo dal modo impostazioni e con l'interruttore di accensione facciamo accendere o spegnere il numero di LED che abbiamo impostato. Spegniamo. Bene ragazzi, questo era l'ultimo progetto, ci vediamo presto su questo canale. Ciao!